Devo dirvi anzitutto che quello che sentirete da me è quello che accade quando vengono proposti dei ricorsi, quando vengono emesse delle sentenze, quando le sentenze vengono annullate e via discorrendo. Siamo quindi in una situazione che è bassa, cioè tutti i giorni si vedono cose di questo giorno, di questa maniera. Il caso Maltauro, io ho scritto così, discusso all'Università degli Studi dell'Insubria. Si tratta di un qualche cosa che ha fatto notizie negli anni dal 2014 fino al 2015. E quindi io mi sono preoccupato di rendervi davanti a voi quello che hanno detto coloro che hanno fatto ricorso, quelli che hanno difeso la società che non aveva la possibilità a suo dire di farlo, e poi un altro soggetto il quale ha consentito alla società Maltauro di poter entrare in quel processo. Allora, le costruzioni Pellegrini aveva partecipato, la costruzione Pellegrini aveva partecipato ad una gara per procedura ristretta con un bando del 20 febbraio 2013. Indetta da Expo 2015 per la progettazione e realizzazione delle architetture di servizio per l'esposizione universale 2015. Si tratta di modi di esprimersi che sicuramente conoscete tutti. L'appalto però non fu aggiudicato alla costruzione Pellegrini. La costruzione Pellegrini è stato collocato nel secondo posto, visto che l'impresa costruzioni di Giuseppe Maltauro, insieme ad una Cefla, a un'altra società, si erano collocati al primo posto. Lati l'accordo insieme aggiudicataria aveva successivamente stipulato il contratto d'appalto che era in corso di esecuzione, questo in termini successivi. Del tutto improvvisamente, senza che nessuno l'avesse previsto, nel maggio del 2014 sono emerse notizie di stampa nelle quali l'aggiudicazione dell'associazione Maltauro sarebbe stata seguita dalla Procura della Repubblica di Milano per atti corruttivi tra il legale rappresentante Enrico Maltauro e il direttore generale dell'Expo 2015 Angelo Paris, il che sarebbe avvenuto anche insieme ad altri soggetti. Quindi la stampa ha cominciato a divolvere, a mettere sul tavolo tutte le cose che venivano a conoscere. Gli interessati direttamente coinvolti hanno reso in quei primi giorni la loro confessione. Non hanno contestato però queste persone quello che altri hanno fatto. E hanno anzi mantenuto
un modo di agire nei confronti della Procura della Repubblica, rendendo note alcune questioni che sicuramente hanno aiutato la Procura a comprendere come le cose stavano. La costruzione Pellegrini apprese tali gravi illegittimità e inviò una semplice lettera in data 20 maggio 2014 alla Expo 2015, dichiarando nella sua posizione di secondo nella graduatoria dell'appalto la sua immediata disposizione a subentrare nell'esecuzione dei lavori, il che avrebbe trovato facilitazione nella presenza di altre imprese partecipanti con un altro appalto nello stesso cantiere. Quindi da questo punto di vista sarebbe stata una cosa molto semplice di effettuare questo subentro. In questa lettera era stato anche precisato che a fronte di questa illegittimità da parte di Maltauro doveva ritenersi già sciolto il contratto con l'applicazione del protocollo di legittimità, vedremo poi di che cosa si tratta, del 13 febbraio 2012 tra la Prefettura di Milano e l'Expo 2015. Alla lettera inviata non fu data alcuna risposta da parte dell'Expo. A questo inatteso silenzio venne immediatamente a seguito il ricorso al Tribunale Amministrativo di Milano, con il quale era stato richiesto l'annullamento dell'aggiudicazione con dichiarazione di inefficacia e caducazione del contratto con il subentro richiesto. Quindi voleva tutto in buona sostanza questa società. A sostegno del ricorso era stato illustrato che il rispetto del protocollo di legalità è dovuto da parte dell'aggiudicatario con una dichiarazione firmata da ciascun concorrente a pena di esclusione. Inoltre, ciascuno dei partecipanti doveva dare notizia al prefetto all'Expo 2015 di qualsiasi tentativo di natura criminale, denunciare all'autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro e comunque di interferenze nelle procedure di aggiudicazione con l'identica informazione alla prefettura e all'Expo. Infine, rispettare il protocollo della legalità e in particolare le sue tre clausole. Evidentemente avevano un significato particolare. Il vincolo che si costituisce tramite il rispetto del visto protocollo assunse un potere normativo con la successiva entrata in vigore della legge 6 novembre 2012 numero 190, come si evince dall'articolo 1,17, che stabilisce che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara. Quindi si tratta di un qualche cosa veramente considerato necessario e obbligatorio. È dunque chiaro che l'ATI Maltauro, la società Maltauro, aveva violato il protocollo di legalità, questo si capiva immediatamente, che rendeva illegittima l'aggiudicazione e causa di esclusione del contratto sottoscritto. Come ulteriore motivo è stato poi, parla quindi il ricorrente in questo caso,
Come ulteriore motivo è stata poi posta in evidenza la violazione dell'articolo 38, comma 1, lettera H, del codice dei contratti pubblici per falsa dichiarazione da parte di Enrico Maltauro, che lavorava insieme con l'altro Maltauro per gestire l'impresa. Nell'ampia attesa complessiva è stato richiamato l'articolo 5, comma 1, lettera F, del decreto legislativo 26 aprile 2013, numero 43, convertito con la legge numero 71 del 2013, che riguarda i provvedimenti e gli atti del commissario unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici, servizi e forniture di Expo 2015, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo numero 104 del 2010. A fare fronte alla equiparazione, delle infrastrutture, degli appalti, Expo 2015 ha posto la richiesta di dichiarazione ex articolo 122 del CPA, del codice che noi conosciamo, di inefficacia della dichiarazione del contratto. Poteva essere ammessa in presenza di una delle ipotesi dell'articolo 121,1, sempre del CPA, tenendo conto della violazione da equiparare a quelle ipotesi dell'articolo 121, nonché la direttiva ricorsi 07-66-CE, che per contrastare l'aggiudicazione di appalti mediante affidamenti illegittimi, reputa che le sanzioni siano effettive, siano proporzionate e dissuasive, qui parla l'Europa, restando più libero il legislatore nazionale di elevare le sanzioni alla luce dei principi di concorrenza. In Italia si poteva alzare il livello delle sanzioni. Conclude il ricorrente che, in difetto di tale accoglimento, resta da chiedere il pagamento per i danni patiti rappresentati dal mancato utile, dal danno curricolare e dalle spese di gara, il tutto con precisione indicata. Con memoria, questa è la risposta fatta da parte della società Maltauro, con memoria del 23 giugno 2014, l'impresa costruzioni Maltauro ha precisato che Expo 2015 ha assegnato l'aggiudicazione definitiva a lei il 21 novembre 2013, alla sua aggiudicazione definitiva il 21 novembre 2013 alla sua impresa per la realizzazione delle cosiddette architetture di servizio consistenti in edifici di legno destinatari ad ospitare diverse funzioni, dandone notizia a tutti i partecipanti tramite copia del provvedimento, il che è avvenuto successivamente anche per dare notizia a tutti gli interessati in occasione della stipulazione del contratto il 5 febbraio 2014. In data 8 maggio 2014, l'amministratore delegato dell'impresa costruzione Enrico Maltauro fu sottoposto
ad una misura cautelare per ritenuti episodi di corruzione e turbativa d'asta in danno di Expo 2015. Il giorno successivo la società di Maltauro ha revocato la funzione di consigliere di amministrazione di Enrico Maltauro e tutte le deleghe conferite deliberando il 16 giugno 2014 l'avvio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore. Ad avviso, e qui parla la società Maltauro, ad avviso di Maltauro, le domande avanzate dalla ricorrente sarebbero inammissibili, essendo tardiva l'impugnazione dell'aggiudicazione del 21 novembre 2013, posto che sarebbe scaduta il successivo 23 dicembre 2013. In conclusione, il ricorso sarebbe stato proposto dopo circa 6 mesi e dunque anche dopo i 30 giorni decorrenti dalla comunicazione ex articolo 79 del decreto legislativo 163 del 2006, come accordato dall'articolo 120,5 del CPA. Le domande avanzate dal ricorso sarebbero anche infondate, provenendo da notizie di stampa relative a un procedimento penale allo stato non ancora pervenuto all'invio di giudizio, che non ha alcun rilievo nella fase della pendenza di un procedimento penale. Quindi da questo punto di vista non avrebbe praticamente questioni da mettere sul tavolo. Con una seconda memoria parla qui Expo 2015, che prima di tutto ha chiarito di essere privo di notizie diverse da quelle emergenti dalla stampa, di aver posto a disposizione della Procura di Milano tutta la documentazione relativa alla presente gara di appalto e inoltre di avere ricevuto una lettera dell'impresa Costruzioni Pellegrini, e questa è quella di cui abbiamo parlato prima, che si era arrivato al primo posto con procedimento ove Maltauro aveva operato però con un'illecita interferenza, la cui mancata denuncia è sanzionata con la risoluzione del contratto per inadempimento del protocollo di legalità. Nell'ipotesi di tale risoluzione e in applicazione dell'articolo 140 del Codice dei Contratti Pubblici, la successiva ricorrente si dichiarava disponibile per un immediato subentro, segnalando di avere nell'area in questione un cantiere di lavori in fase di stipula. E questa è una ripetizione fatta da parte di Maltauro. A questa lettera, con la quale si era manifestata la disponibilità di un incontro di approfondimento, Expo, questa è la risposta da Expo, ha ritenuto di non dare alcuna risposta in assenza di elementi certi che li giustificassero. La risoluzione di un contratto da una parte è tenuto conto dall'altra dell'assoluta urgenza di portare a rapida conclusione i lavori oggetti della parte in tempo utile. Queste erano le ragioni in base alle quali non si muoveva nessuno. In questo quadro, Expo ha reputato che l'unica soluzione giuridicamente e tecnicamente praticabile consistesse nel fare proseguire l'esecuzione dei lavori, fatta salva ogni diversa determinazione in relazione all'evolversi delle vicende della vicenda giudiziaria penale, quando praticamente si venisse a chiarire un po' meglio come stavano le cose. In questa posizione, e in difetto di una informativa
di cui l'articolo 243 bis del decreto legislativo 163 del 2006, è stato notificato il ricorso, peraltro fondato con mere notizie di stampa. Quindi era qualcosa molto, molto leggero, insomma, non si poteva pensare che fosse una cosa pronta da verificare. A sostegno di quanto deciso da Expo, la sua difesa ha posto in evidenza sul piano del rito la inammissibilità del ricorso per violazione degli articoli 29, 41 e 120,5 del CPA per tardività, per carenza di legittimazione e interesse e per difetto di giurisdizione, anche per il difetto di giurisdizione. Per un verso non ha alcun rilievo il fatto che il ricorso sia fondato sulla circostanza che solo nel mese di maggio 2014 si erano propagate quelle notizie. Per l'altro verso non può ritenersi che il ricorso possa avere ritenendosi che il ricorso possa avere una migliore base, criticando la mancata risposta di Expo in relazione alla lettera di costruzione Pellegrini e alla richiesta di un incontro. L'azione sarebbe parimenti inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse a un subentro. Viene eccepito infine, e questo finisce la seconda memoria, il difetto di giurisdizione, posto che la vicenda sarebbe da devolversi al giudice ordinario, considerando che il ricorrente avrebbe dovuto far valere alcune clausole di risoluzione del contratto, fra le quali l'articolo 4,1 lettera A e B e comma 2, che sono state nel contratto di appalto, il che fa obbligo di dare notizia senza ritardo alla prefettura e all'Expo di ogni tentativo di natura criminale, nonché di denunciare alle autorità o agli organi di polizia ogni richiesta di denaro o altra utilità prima della gara o del corso dell'esecuzione dei lavori. Con la clausola numero 3, l'impresa in questione si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto dal protocollo di legalità sottoscritto fra società Expo 2015 e la Prefettura di Milano in data 18 febbraio 2012 e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto. Expo si impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1, comma 3i, lettere A, B e C, siano inseriti anche nei contratti stipulati con l'appaltatore e che la violazione sia espressamente sanzionata ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile. Il che includerebbe la impresa Maltauro in una clausola di esclusione che rende illegittima l'aggiudicazione ed è causa di risoluzione del contratto di appalto stipulato. In relazione alla presente fattispecie, l'orientamento consolidato nelle sezioni unite della Corte di Cassazione pone le controversie successive all'aggiudicazione degli appalti di opere o di servizi pubblici a posizioni di diritto soggettivo, non di interesse legittimo, di diritto soggettivo derivanti da rapporti di natura privatistica. E qui avete sentito anche qualche cosa che ci ha detto il professor Travi.
In questo caso opera la causola risolutiva espressa, articolo 1456, che consente la pattuizione opposta al contratto, cioè può chiedere di allontanarsi l'uno oppure l'altro. Il ricorso sarebbe peraltro anche infondato su mere notizie di stampa e rilevando soltanto le clausole del protocollo di legalità, la cui violazione potrebbe integrare una clausola di esclusione dalla procedura, che sono quelle concernenti le cosiddette informative prefettizie. Le informative prefettizie non hanno avuto presenza in questo processo. Le altre clausole rilevano soltanto in fase esecutiva del rapporto contrattuale, ove una violazione è sanzionata con applicazione dell'articolo 1456 e ne discende che la domanda di subentro non è ammissibile e resta salva la grave violazione di cui l'articolo 121 del CPA non siano tali, restando le gravi violazioni di cui l'articolo 120 non siano tali. Esaurita la lettura del ricorso e delle due memorie che rendono praticamente la situazione fra i tre lavorano fra di loro per avere la giustizia, occorre ora far emergere, mentre si indaga per danno erariale dalla Procura regionale, della Corte dei Conti, dalla Procura regionale della Corte dei Conti, il comportamento di Maltauro, che è stato arrestato insieme ad altri, ha messo in luce, difeso dai propri avvocati, un sistema basato sulle tangenti per poter lavorare e per adeguarsene pagava. Quindi ha confessato in buona sostanza piuttosto rapidamente Enrico Maltauro di fronte alla Procura della Repubblica. Ha anche dichiarato che la cupola ha richiesto, cioè l'insieme di coloro che non si comportano bene, la cupola gli ha chiesto 1.200.000 euro, ammettendo di averne pagato 600.000 e promessi altri altrettanti per aggiudicarsi gli appalti Expo e Sogin. Sulla stessa linea si è espresso Sergio Cattozzo, che ha confermato l'esistenza di appalti truccati e di tangenti. I suoi avvocati hanno dato giustificazioni congruenti e fornendo le richieste indicazioni. Quanto alla contabilità delle cosiddette mazzette, queste sono espressioni che si parlano così non proprio direttamente, spiegando il significato, i tre post-it e sulle quali aveva appuntato la contabilità delle stesse mazzette del denaro versato a Maltauro, 590.000 euro nei 2 anni. A lui invece è stato dato come profit l'audit di circa 60.000 euro per l'acquisto di una vistosa automobile. Entrambi sono stati posti in carcere il 5 giugno 2014, ma non sono stati riportati alla libertà dai procuratori, che l'avevano arrestati da più di un mese. Quindi era qualcosa di più forte se si voleva trattenere nelle celle coloro che erano stati richiesti da parte dei procuratori. La decisione dell'Expo è stata peraltro assunta in decisione dopo una istruttoria e una riunione che ebbe data il 3 giugno 2014 nella prefettura e che si concluse
che avrebbe potuto essere sospesa per non essere abbassata l'immagine di esposizione, dell'esposizione, ma essendo Maltauro a capo di una associazione con altre, in associazione con altre imprese minori, queste avrebbero trovato colpe non commesse da subire. Il Comune di Milano, e qui emerge un altro soggetto in tutto il processo, il Comune di Milano assunse tuttavia una posizione diversa relativamente a Expo, e il sindaco Giuliano Pisapia ha chiaramente affermò che dopo una settimana di colloqui Enrico Maltauro, che ha dichiarato di aver pagato ingenti somme a persone indagate, non possa che portare alla conclusione la revocazione degli appalti legati a Expo e a lui, riconosciuti a suo tempo. Tuttavia, il commissario unico Giuseppe Sala, di cui il Comune è uno dei suoi principali azionisti, che vedrebbe tutti d'accordo, fatto salvo il profilo tecnico da sondare congiuntamente ad all'amministrativo e al regale, si era trattenuto, salva la presenza di una serie di plurime questioni, si potessero riproporre. In conclusione, sul piano legale è stato ritenuto che l'attuale Stato, e dunque lasciare libero a questo l'ulteriore sentiero che è stato successivamente percorso da parte dell'impresa Maltauro, mentre è tuttora in attesa per il pagamento dei danni davanti al Tribunale Civile, la costruzione Peregrini, il cui risultato è tuttora in una lunga attesa incerta. Dopo il deposito della sentenza 9 luglio 2014, numero 1802, del Tribunale il presidente dell'ANAC ha presentato una domanda per la straordinaria gestione dell'appalto da parte di Maltauro e di un suo commissariamento, motivando che può affermarsi che l'appalto in questione è stato vinto grazie ad un'attività illecita e non avendo l'accertamento di un fatto doloso e di un comportamento illegittimo svoltisi all'interno della stazione appaltante, che hanno influito sul procedimento di gara qui in esame, rendendolo palesemente illegittimo, rendendo illegittima compresa l'aggiudicazione. A questo punto, dopo questa lunga lettura, devo lasciare ogni commento quanto ritenuto di rappresentarvi, avendo sottoscritto le sentenze del Tribunale Amministrativo, sezione prima, e letto quelle del Consiglio di Stato. Entrambi hanno speso studio e attenzione da una parte e dall'altra, ma quando la forza del sindaco di Milano Giuliano Pisapia non è riuscito, tramite il commissario dell'Expo Giuseppe Sala, ad annullare l'aggiudicazione e il contratto dell'impresa Giuseppe Maltauro, nel contempo ha escluso in radice, e questa è una conclusione piuttosto pesante, la possibilità di subentro del ricorrente, ma nel contempo ha superato e sostituito ogni potere decisionale ad Expo, privando la stessa di qualsiasi responsabilità in ordine alle eventuali ragioni
della ricorrente costruzioni Pellegrini di poter subentrare o ottenere il risarcimento del danno. Era chiuso questo totalmente. Ora, da questo punto di vista, io non ho molto da dire, perché noi abbiamo preso atto che la stessa ARAC in realtà ha dato un diretto riconoscimento che il comportamento tenuto all'interno della società in realtà si è gestito in maniera assolutamente non adeguata per arrivare alla giusta conclusione. Ora, essendo un magistrato che ha sottoscritto quelle sentenze, non mi sento ora di fare delle osservazioni e dire chi ha detto bene e chi ha detto male. Questo ritengo di non poterlo dire. E quindi a questo punto vi ringrazio per l'attenzione e finisco qui con voi quello che vi dovevo dire.